piacere, siamo qua nel post gara tra Pallavolo Minturno e Vollerò Casal de Pazzi, terminata 3-1 per il team del Casal de Pazzi. Iniziamo a parlare di questa partita con Sofia Todorico. Allora, Sofia Todorico, prima della partita si è tornata a casa d'argento. Sì, un po' di delusione, pensavamo di riuscire a prendere l'oro perché siamo una buonissima squadra, però si va avanti, pensiamo ai mondiali, insomma. Allora, in questo campionato europeo da nazionale svolto praticamente in Serbia, peccato magari dopo perdere per l'ultima partita proprio con la Polonia sopra di 2-0, però è una cosa importante, i mondiali in Thailandia ci possono far urlare campioni del mondo. Speriamo. Contro la Polonia all'andata avevamo vinto 3-2, poi per quei due punti abbiamo perso. Insomma, sarà per la prossima volta appunto ai mondiali in Thailandia. Ora invece parliamo della gara attuale, una vittoria 3-1, il primo set si è andati sotto, dopo come mai, cosa vi ha spinto a giocare al meglio? Ma il primo set dovevamo ancora entrare in partita, poi ci siamo riprese e abbiamo giocato come sappiamo giocare, soprattutto l'ultimo set, che è quello il Vollerò che conosco, e che siamo riusciti a mantenere la testa anche se eravamo 10 punti avanti. A Marina abbiamo visto anche comunque si cambia il roster, però alla fine il risultato voi nella Riviera d'Ulisse tra il 18-16 a Terracina e a Minturno sempre vittoriose. Sì, abbiamo fatto molte partite contro il Minturno e anche Terracina abbiamo sempre vinto, siamo molto felici di questo, insomma. Alla partita a Terracina in Under 16 contro la Futura, diciamo, avete giocato a guardia bassa, però un 3-0 che vi soddisfa, visto che la gara di ritorno comunque sarà comunque importante mantenere sempre la testa per vincere. Sì, infatti dobbiamo rimanere costanti e non sottovalutare la squadra che abbiamo di fronte. Tu avevi detto sempre che, come dice un grande tecnico del calcio, Enrico Sacchi, siamo campioni del mondo, mister, sì, però solo per un giorno dopo siamo come gli altri. Una cosa che avevi detto tu, si è vinta la Coppa Lazio, però dopo subito ritornare a lavorare perché l'obiettivo è le nazionali. Sì, infatti come obiettivo abbiamo ovviamente vincere le nazionali di Under 16 e vabbè, ovviamente andare bene e fare il meglio di noi. Sofia? Speriamo di riuscire a fare il meglio, come è nei nostri programmi. Il campionato di quest'anno rispetto a quelli degli anni passati, come lo hai visto, ci sono state anche delle sorprese, tipo la sconfitta della Roma 7 contro Frascati. E più o meno il girone A, secondo voi, com'è stato rispetto magari al girone B, calcolando magari squadre come Futura? Ma secondo me sta andando bene. Il KK Eur si poteva vincere, secondo me, però non abbiamo dato il meglio, quindi la loro vittoria è stata meritata. Prossimo turno, in campionato Serie C mancano 3 giornate al termine. Speriamo nei playoff e di fare bene ai playoff. Allora Marina, ormai sono rimaste 3 gare, come le avete prese queste, come le prenderete? E che cosa manca per poter stare sempre al meglio? Beh, ovviamente ci alleneremo molto più intensamente, anche perché stiamo avvicinando alla fine di tutti e due i campionati, sia Under 16 che Serie C, quindi speriamo comunque di vincere, insomma. Un saluto da fare? A tutti. Un saluto da fare, Sofia. Saluto a tutti, anche i miei familiari che stanno in Friuli, Venezia Giulia. E anche un saluto alle compagne della nostra nazionale. Certo. We'll be right back.